L'ultimo attacco contro minoranze religiose da parte di integralisti islamici in Pakistan risale a meno di una settimana fa. In 3 anni la comunità cristiana, meno del 2% della popolazione, ha subito almeno 38 attentati con un bilancio di oltre 200 morti, ma questa 17enne è riuscita ad abbattere le barriere del razzismo religioso. Joyan Geraldine Thomas è stata chiamata a far parte della nazionale di calcio femminile pakistana. La notizia è clamorosa perché Joyan è cattolica ed è la prima giocatrice cristiana a rappresentare i colori verde e bianco della nazionale di calcio del Pakistan. La madre di Joyan, Christine, aveva abbandonato l'atletica proprio a causa delle discriminazioni operate contro i cristiani nel paese asiatico, nonostante avesse vinto una medaglia d'oro sui 1500 metri. Ma Joyan l'ha vendicata in qualche modo. Il suo allenatore pensa che la giovane sia dotata di grande talento. Chissà, forse ha preso dal suo idolo Pelé.